Like those who lived in times of strife, who were once just like us, living the life. But then the sad songs of the war, they got closer than before. I send my love, love from a distance. I send my love, love from a distance. I'll see you soon when this is through. Care visionarie, l'anno scorso al nostro primo appuntamento ho voluto raccontare, mettere insieme, incrociare gli sguardi intensi, appassionati e i pensieri delle donne che scrivono, che fanno cinema e televisione. Non so, non riesco a ipotizzare oggi, in questo momento così complicato, se riuscirò a realizzare la seconda edizione già prevista a Palazzo Merulana per il primo fine settimana di ottobre. Ho chiesto nel frattempo a voi, alcune delle ospiti della prima edizione, di creare un collegamento con un pubblico virtuale attraverso un breve video, una testimonianza su quello che ci sta accadendo, indicando come spunto il filo conduttore che ho scelto per la seconda edizione di Visionaria, la forza delle donne. E qui rilancio la parola forza, unita ad un'altra parola, cura. Da che cosa ripartiremo quando usciremo dalle nostre case di nuovo? Dovremo fare appello alla nostra forza, ci servirà tutto il sapere, la gioia, l'intelligenza possibile per dare un senso e cercare strade alternative alla crisi globale in atto. Avremo ancora più bisogno di spazi di riflessione, di confronto, di discussione, della nostra capacità di fare rete, di prenderci cura delle nostre stesse vite, di praticare l'empatia, perché il nostro esistere è insieme alle altre, di attivare forme di resistenza e anche di vigilanza per non essere ricacciate nelle nostre case. Oggi ci ritroviamo in questo tempo sospeso, meno difficile per alcune, molto complicato per altre, ed è più che mai necessario unire le forze. Ho partecipato alla prima edizione di Visionarie 2019, che si è tenuta proprio l'anno scorso, questo periodo, a Palazzo Merulana. È stato molto interessante, ringrazio ancora Giuliana Liberti per lo slancio e la determinazione che ha messo nell'organizzare la prima edizione, e spero che ci possa essere a breve la seconda edizione, almeno per ottobre-novembre 2020. Visionarie è stato un punto di incontro molto importante di 3 giorni, dove ci siamo confrontate anche con il pubblico, con scrittrici, registi, attrici, produttrici, drammaturghe, sceneggiatrici, dove ognuna di noi ha potuto mettere in campo la propria esperienza, i propri dubbi, i propri pensieri, i propri lavori e anche le difficoltà, ma in un modo libero, schietto, vitale. Spero che si possa davvero riprendere l'edizione 2020 e che tutti noi possiamo riprendere a fare il nostro lavoro, a scrivere, a dirigere film, a fare spettacoli. In alto i cuori e spero di vedervi tutte prestissimo. Ciao! L'anno scorso ho partecipato a Visionarie e l'ho trovato un festival molto interessante. Riunire tutte queste donne straordinarie per confrontarsi su tanti temi tra di loro e con il pubblico. Ed è stato un momento, diciamo, di grande anche allegria, perché per fortuna le donne, quando sono tutte insieme, riescono anche sempre a mantenere questo desiderio di divertirsi e di ridere. Credo che il titolo Visionarie sia anche molto pertinente, perché ho sempre pensato che le donne siano le visionarie per eccellenza, perché forse, immagino che sia perché per tanti anni sono state loro impedite tante cose, hanno proprio affinato l'arte dell'immaginazione, ed è un'immaginazione veramente libera e a volte anche sfrenata, visionaria, diciamo. Oggi siamo di nuovo chiuse in casa per altri motivi, ma l'immaginazione resta una grande ancora di salvezza, e credo che faremmo bene anche a utilizzarla per pensare a un mondo diverso, cioè immaginare e ripensare alcune cose che è evidente che non funzionano, e questo virus ha messo in luce.
Credo che sarebbe necessario ripensare il nostro rapporto con la natura, con gli animali, rivedere il nostro rapporto con il tempo e credo anche che sarebbe importante dedicare maggiore cura alle relazioni tra esseri umani, perché se no siamo destinati all'estinzione, questo è abbastanza evidente. Forse, diciamo, l'unica consolazione è che noi donne dureremo un pochino di più perché abbiamo scoperto che siamo più resistenti al virus, ma mi sembra un po' una magra consolazione. Ricordando le giornate divisionarie dell'anno scorso, mi sembra di poter continuare qui il discorso sui valori e sui sentimenti che mi accompagnano. Potremmo dire che siamo al redde rationem su un certo modo di vedere il mondo e di affrontare il futuro, basato sui valori di potere, di guerra, di competizione che appartengono al sistema patriarcale. Credo che la piccola e sobria Greta ci stia dicendo qualcosa di molto importante ed è per quello che i giovani la seguono in massa. Le cose che dice sono note, lo affermano tutti gli scienziati da anni, ma dette da lei suscitano un senso di partecipazione e di fiducia nei giovani che sorprende e commuove. In tanti sono riuniti per dire basta, cambiamo questo sistema che è autodistruttivo. Così hanno fatto anche le sardine con qualche anno in più. Tutti segni che il sistema in cui abbiamo vissuto e i valori che abbiamo assimilato portano il mondo alla rovina. Dobbiamo cambiare, ma quando, dove e come spetta naturalmente a chi ha i mezzi per farlo, ovvero ai politici che per il momento ansimano non sapendo come comportarsi. Ma il fatto che tanti giovani si uniscano per dire cambiamo li rende più sensibili e finiranno, credo, per acconsentire. Le donne in tutto questo sono all'avanguardia, anche perché un progetto di spese sempre più ingenti per aerei, bombe, navi da guerra lo avvertono come un pericolo per il mondo intero, a prescindere dai credi politici. Non tutte sono unite, è chiaro. Ma alcune delle voci oggi più savie e contrarie a questa furia guerresca appartengono proprio alle donne. E io spero, come fanno arditamente le organizzatrici divisionarie, che riescano a colpire il cuore della maggioranza, uomini e donne che siano. Un saluto da Dacia Maraini. Immaginiamo che sia tutto finito. Siamo state 2 mesi in casa, 3 mesi. Noi non abbiamo il rapporto che hanno gli uomini con lo stare in casa. Non ci brucia il pavimento sotto i piedi, però è una libera scelta. Siamo state per secoli creature degli interni, fin dagli albori, quando stavamo nella caverna stremate dalle gravidanze, lui usciva, ammazzava la bestia, ce la portava. Adesso usciamo anche noi ad ammazzare la bestia, certe volte soprattutto noi. Quindi stare a casa è una libera scelta, è un rientrare nella tana, nella caverna. Ecco, quando tutto questo sarà finito, dovremo montare la guardia a questa grande conquista di non essere più condannate agli interni, perché ci sarà una crisi economica severissima e nelle crisi economiche i primi posti a saltare sono quelli delle donne. Quindi dovremo montare la guardia sicuramente alle nostre conquiste, ma poi, visto che parliamo con delle visionarie, questa festa a cui ho partecipato l'anno scorso, che aveva questo titolo così affascinante, ecco, visto che siamo delle visionarie, proviamo ad avere anche una visione meno sindacale, qualche cos'altro che può succedere a noi donne, quando tutto questo sarà finito. Ecco, io immagino una festa del limite, una specie di rivoluzione culturale di cui saremo ispiratrici e protagoniste, che sarà proprio l'accettazione della vulnerabilità. La forza delle donne è sempre stata questa, è sempre stata quella di saper pensare alla vita, ma saper pensare anche alla morte, non scappare di fronte a questo pensiero a gambe levate, ma abitarci dentro, accettare il limite e non dare per scontata la nostra onnipotenza.
Questa pandemia ci ha insegnato che siamo tutti vulnerabili. Il senso della propria vulnerabilità e il rispetto anche dovuto alla vulnerabilità, alla nostra condizione di congegni a termine, che a un certo punto non ci sono più, è stata sempre la forza delle donne. Adesso abbiamo l'occasione di raccontare questa visione del mondo a tutti gli altri. Quindi saremo le protagoniste di una rivoluzione culturale che accetta di muoversi dentro il limite e di pensarlo, perché è un pensiero con cui dobbiamo fare pace. In questo momento sono moltissime le donne che sono impegnate in prima linea nel lavoro di cura. La cronaca ci racconta che è di nuovo esplosa la violenza all'interno delle pareti domestiche. Pensando all'incontro dello scorso anno di visionarie a cui ho partecipato e dove sono usciti fuori molti spunti di riflessione, e pensando al tema dello scorso anno, che era lo sguardo delle donne, riesco a trovare un elemento di continuità anche con il tema di quest'anno, il tema della cura e della forza delle donne. Credo che quando saremo fuori da questo momento, noi dovremo, trovare la forza di rivolgere lo sguardo proprio in quel terreno sommerso, grazie alla capacità che abbiamo di partire sempre da un'analisi interna, quindi puntare lo sguardo su quel sommerso che questa emergenza ha fatto diventare invisibile. Io penso che il coronavirus e la conseguente quarantena abbiano fatto riflettere molto su come alcuni valori capitalisti, ma anche che appartengono a una mascolinità tossica, come il profitto ad ogni costo, la sopraffazione, la prepotenza nei riguardi della terra e quindi la conseguente crisi climatica, che forse è una delle cause della pandemia, siano dei valori a cui sono stati contrapposti per salvarsi dei valori più femminili, anche se vengono messi in pratica anche dagli uomini, chiaramente, come la compassione, la cura di tutti, la capacità di vedere che il benessere non è di uno, ma è solo benessere se è collettivo. E quindi, quando mai usciremo da questa clausura, credo che sarà molto importante che la produzione culturale, che avrà un enorme valore di catarsi, anche di riorganizzazione del mondo, celebri la femminilità, il femminile come possibile alternativa a tutto ciò che ci ha portato alla catastrofe, quindi ci sarà bisogno di nuove narrative, di narrative che raccontino un altro mondo possibile in cui le donne non siano sfruttate, ma siano ascoltate, possano esprimersi. In questo momento le donne, come tutte le fasce più deboli, stanno pagando ancora di più. Io penso alle donne chiuse in casa con dei bambini piccoli che devono fare il telelavoro, devono fare a loro la scuola, magari sono dentro a una relazione abusante. L'anno scorso anch'io ho partecipato a Visionaria in qualche dibattito. È stata un'esperienza molto importante, di bellissima condivisione, di grande scambio e spero quindi si possa ripetere in autunno e spero ci possiamo vedere tutte quante insieme di nuovo. Se non fosse così, spero di no, però sicuramente saremo in grado di creare le condizioni perché questo avvenga nuovamente, perché questo spazio così importante di confronto continui a esistere, soprattutto in un momento come questo in cui naturalmente ci troviamo davanti a una ripartenza e come tutte le ripartenze hanno bisogno della resilienza, della forza e della cura che le donne sanno portare in campo quando ce n'è bisogno in maniera ancora più efficace. Grazie e spero di riabbracciarvi tutte quante presto. Visionario ci ha dato la possibilità di creare questa sorellanza fra donne che lavorano nello stesso ambiente, nell'audiovisivo, nel cinema, nella TV, nella scrittura. Ed è un'iniziativa che ci rende un po' più forti e ci aiuta a darci coraggio l'un l'altra anche in questo momento.
È molto difficile dire delle cose, fare delle considerazioni riguardo il momento che stiamo passando, però mi viene sempre in mente un aggettivo che è resiliente. C'è una resilienza che è forza e pazienza, che è presente in ogni donna in maniera particolare. Questa resilienza, questa forza, questa pazienza, che è anche coraggio nell'attesa del futuro, credo che in questo momento possa essere la chiave. È un momento di ricerca, è un momento di scrittura, è un momento di scoperta, è un momento di attesa, e durante questa attesa c'è il pensiero di come affrontare il futuro. Sicuramente insieme abbiamo iniziato questo percorso con Visionarie, ma tante donne hanno iniziato percorsi in ambiti diversi insieme. Insieme sembra essere la formula che funziona di più, e quindi l'unica cosa che mi viene da pensare e che penso in questi giorni, in cui personalmente sto lavorando molto e sto scrivendo, è la preparazione. Prepararci a quello che verrà dopo, perché non sarà semplice, non possiamo prevedere come sarà il lavoro, come saranno le relazioni umane, come saranno le relazioni sociali, ma abbiamo il tempo dalla nostra parte, e questo tempo ci deve servire per pensare e preparare un futuro. Prepariamolo insieme, prepariamolo fra donne, buttiamo delle basi insieme per quello che può essere un progetto diverso per i giorni a venire. E proprio per questo mi viene in mente una parte di una poesia bellissima di Alda Merini, che mi sembra in questo momento adatta per noi donne che dobbiamo guardare al futuro. E dice: frutto d'ogni limite umano è assenza di memoria. Tutta mi affonderò nel divenire. E che questo divenire possa essere un fenomeno che ci veda tutte insieme. Stiamo parlando di forza delle donne. Beh, dal coronavirus non potevamo avere maggiore soddisfazione, visto che è stato stabilito che mentre per tre quarti le vittime sono uomini, le donne pare che se la cavano molto meglio, perché è stato detto sono più forti. Naturalmente questo tipo di forza non ci piace, un mondo senza uomini non sarebbe bello neppure per noi, mi pare del tutto chiaro. Il problema è che dobbiamo riuscire a far valere questa nostra forza. Siccome siamo visionarie, come dice questo progetto, che cosa possiamo pensare, di quale visione positiva potremmo avere rispetto a questa lezione che ci viene impartita anche dalla crisi del coronavirus? Beh, la lezione che ci impartisce è che dobbiamo cambiare il modo di essere del mondo, e soprattutto le donne sanno che bisogna cambiare il mondo, perché il mondo è stato da molti secoli costruito in modo tale da far pensare che l'uomo è forte e la donna deve ubbidirgli e basta. Allora, ecco, la prima cosa è che oggi forse noi raccogliamo più energia, più forza, più convinzione sulla necessità di cambiare il mondo. Il mondo dobbiamo cambiarlo perché abbiamo creato un pianeta così malato, e non si può pensare che la gente sia sana, gli umani siano sani in un pianeta che è malato. E quindi dobbiamo cambiare tutto, e dentro tutto possiamo finalmente cambiare anche la condizione della donna, fare valere cioè la sua forza. Voglio parlare di una cosa specifica, di un cambiamento importante. Stiamo tutti in questo momento passando la nostra vita reclusi dentro casa, e reclusi dentro casa forse gli uomini per la prima volta si accorgono di quanto è il lavoro domestico, e si accorgeranno dell'estrema ingiustizia che è il fatto che questa enorme parte del lavoro che è necessaria per sostenere la vita sul pianeta sia un lavoro non pagato, fatto dalle donne. Forse potremo cominciare a combattere, in un momento in cui si parla del salario d'emergenza, al salario di cittadinanza, al salario di disoccupazione e così via, di chiedere il salario per il lavoro di cura,
che vorrebbe dire riconoscere una grande parte di fatica che le donne fanno. Se ottenessimo questo sarebbe un bel vantaggio. Un anno fa, insieme a molte colleghe e altre donne fortissime, ho partecipato alla prima edizione di Visionarie. Eravamo al bellissimo Palazzo Merulana di Roma, tutte strette, nella stanza bella piena, a discutere, a parlare, a fumarci una sigaretta insieme nelle pause. E niente, adesso siamo così, tutte chiuse dentro casa, isolate. Detta così sembra uno degli immaginari distopici della Atwood, invece no, è pure peggio. E niente, siamo nel mezzo di questa pandemia e purtroppo il problema non riguarda solo la salute, cioè ovviamente dobbiamo avere cura di non contagiare noi e gli altri, ma ci sono molti altri aspetti insidiosi che questa crisi porta con sé. Per esempio le forme di dominio patriarcale non scompaiono durante le crisi o le emergenze, anzi semmai si acuiscono. Quindi tra i tanti esempi di come questo isolamento non è affatto democratico e uguale per tutti e tutte, come ogni tanto viene detto, c'è la ricaduta pesante che questa situazione ha su molte donne, sulle quali grava il carico della maggior parte del lavoro riproduttivo, quindi il lavoro di cura della famiglia, dell'ambiente domestico, delle relazioni, che in questo periodo come non mai è pesante, calcolando che non si può uscire di casa, che le scuole sono chiuse, quindi il lavoro di cura si moltiplica. Non solo, come sappiamo, per molte donne la propria casa non è affatto sinonimo di sicurezza, anzi sappiamo che le dinamiche di violenza domestica sono aumentate in questo periodo di isolamento forzato. E purtroppo non è mai superfluo ricordare che il numero antiviolenza nazionale 1522 è attivo. Insomma, la situazione è complessa per tanti aspetti e ci è difficile anche resistere perché siamo costrette a fermare i nostri corpi. Vero anche che nelle difficoltà ci sono anche cose molto potenti che escono fuori e in questi giorni le pagine social del movimento Non Una di Meno sono attivissime. Tra le tante cose belle che ho visto ci sono, segnalo, le riflessioni dalla quarantena sulla pagina di Non Una di Meno Milano, tra cui una bella iniziativa che si chiama Fuori Classe, una serie di contributi per una scuola ecotransfemminista. C'è un pensiero guida di questi giorni che arriva dalle compagne transfemministe argentine che hanno detto: non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità è già ingiusta e disuguale, razzista ed eteropatriarcale. Allora l'augurio, una volta uscite da questa situazione, è di prenderci cura con ancora più forza dei nostri diritti e di non tornare alla normalità. Un saluto e un bacio e speriamo di vederci presto. La forza delle donne sta nel prendersi cura della propria casa, dei propri cari e anche delle proprie passioni. Non sentirsi mai sminuite, trovare sempre delle opportunità anche nelle difficoltà. Penso che sia questa la chiave un po' che ci rende tutte speciali e che ci rende un po' uniche, ognuna a modo suo. Questo è davvero essere visionarie, vedere quello che altri non vedono, non arrendersi mai. Io penso che noi ripartiremo anche grazie alla tecnologia, che ci sarà un momento in cui sarà possibile tornare in sala, sarà possibile fruire come prima anche in parte il cinema, ma che sia fondamentale cercare di mettere e finalmente di vedere nella tecnologia un momento di opportunità, però con contenuto di qualità. Quindi spero che questo in parte ci aiuti a superare degli steccati e a creare un ragionamento condiviso per mettere assieme le donne, ma non solo, per far sì che le nostre idee possano essere ascoltate e per cercare di superare forse dei vincoli, a volte dei freni legislativi che in questo momento hanno fatto vedere che insomma sono troppo labili. Cerchiamo assieme di rompere dei tabù e di superare degli steccati. Ho partecipato alla scorsa edizione di Visionarie in rappresentanza delle direttrici della fotografia italiane, che purtroppo sono ancora in minoranza in questo paese, ma non solo, in tutto il resto del mondo.
Il mio primo pensiero oggi va a tutte quelle donne costrette in casa e vittime di violenza fisica, economica e psicologica. Penso che proprio adesso la solidarietà femminile dovrebbe essere più forte e lavorare per cercare le soluzioni non solo ai problemi del presente, ma a quelli del futuro. Quante di noi hanno perso il lavoro, lo perderanno e dovranno ricominciare tutto da capo? Il nostro settore sarà uno degli ultimi a ricominciare, visto che lavoriamo tutti in squadra, uniti l'uno accanto all'altro. Però sono certa che ci sarà grande richiesta di contenuto multimediale, dato che in questo periodo di permanenza a casa lo stiamo consumando a più non posso. E quindi vedo, nonostante l'incertezza del presente, un futuro prospero e pieno di nuove idee e progetti che vengono proprio da questo periodo di crisi. La forza di noi donne è gigantesca e credo che saremo le prime a reagire e a risollevare questo mondo ammalato. Dobbiamo prendercene cura e capire le cause di tutto ciò. La natura ci ha mandato un messaggio e è tempo di ascoltarla e aiutarla con tutte le nostre forze. È tempo di prendere le redini e cavalcare finalmente verso un futuro migliore, equo e solidale. Sono stata invitata l'altro anno a partecipare al convegno Visionarie 2019 organizzato da Giuliana Liberti, che quest'anno mi ha chiesto di dare una mia testimonianza su quello che sta succedendo in questo momento, e quindi questa reclusione forzata ormai da un mese e qualche giorno. Io sono una sceneggiatrice, quindi sto lavorando, cerco insomma di lavorare, però non è una cosa semplice perché chiaramente le notizie che ci sono fuori poi ti coinvolgono e ti levano parecchia concentrazione. Detto questo, c'è un articolo che io ho letto un paio di giorni fa su Forbes ed era un articolo molto interessante perché parlava di alcuni paesi come la Taiwan, Nuova Zelanda, la Finlandia, la Norvegia, la Danimarca, che hanno reagito nel modo migliore e quindi sono riusciti a contenere il virus e hanno come, diciamo così, comune denominatore il fatto di avere una donna capo del governo. Questo mi sembra un dato sinceramente molto importante, rilevante. Quello che diceva l'articolo è che tutte queste donne sono riuscite a mettere in campo tutte le loro migliori qualità, quindi sono state veloci, sono state chiare, sono state decisioniste, hanno parlato con sincerità al loro popolo e si sono prese cura del loro popolo. Qualità che noi abbiamo, qualità che ci contraddistinguono in qualche modo, qualità importanti evidentemente perché sono riuscite a salvare un sacco di vite, stanno riuscendo a salvare un sacco di vite. Qualità che noi dovremmo mettere in campo probabilmente di più e in tutti i campi. Ecco, io questa forse è la cosa che mi auguro di più, cioè mi auguro che noi riusciremo naturalmente ad uscire presto da tutto questo periodo e che queste qualità che noi abbiamo, perché le abbiamo dentro di noi, riusciamo a metterle in campo di più e in tutti i settori, naturalmente, anche nel mio, nel cinema, nella televisione, c'è bisogno di donne. C'è bisogno del loro lavoro, c'è bisogno della loro qualità, perché ce l'abbiamo, c'è. E quindi io spero davvero, che riusciremo a ricominciare da noi. Grazie. Come associazione che sostiene e supporta la professionalità e la creatività femminile nell'audiovisivo, abbiamo trovato subito la sintonia con le visionarie che hanno reso possibile l'edizione 2019. È stato per noi un grande onore ed un grande piacere poter partecipare ai lavori del comitato scientifico e alla realizzazione del panel dedicato al gender gap. Oggi, in questi tempi che abbiamo immaginato tante volte in libri, in film ed in serie,
ma dei quali mai avremmo voluto essere protagoniste, il nostro percorso professionale e personale è diventato mille volte più complicato e più imprevedibile. Temi come la rappresentazione e la rappresentatività, tuttavia, non sono diventati obsoleti. Tutt'altro, inclusività ed equità restano temi prioritari, anzi vitali per la società e la cultura che vogliamo vedere sbocciare da questo difficile 2020. C'è bisogno dello sguardo e c'è bisogno della forza delle visionarie e dei visionari tutti. E c'è bisogno di tutti noi per prenderci cura di noi stessi e del mondo. E allora, per adesso, un grande abbraccio virtuale a tutti noi e a presto. È passato poco meno di un anno dagli incontri a Palazzo Merulana, ma neppure la più visionaria di noi avrebbe potuto immaginare un futuro come questo. Questi giorni ho parlato spesso con le mie alunne della Scuola Nazionale di Cinema, tutte insieme in quei quadratini di Zoom o di Skype, tutte insieme ma con punti di vista spesso diversi e preoccupazioni diverse. Chi era preoccupata per l'assenza della persona amata, chi invece pativa la presenza di una persona che non amava più, chi pensava che il mondo sarà migliore e chi ribatteva che non potersi abbracciare, stropicciare e baciare lo renderà per forza peggiore, chi diceva di pensare meglio nel silenzio e chi rimpiangeva disperatamente il caos precedente. Una rimpiangeva, ha detto, persino una noiosissima festa a cui non era voluta assolutamente andare, a cui adesso andrebbe di corsa. E un'altra sosteneva che lo schiaffo crudele che ci ha dato la natura è necessario, è stato necessario per risvegliarci da un delirio di onnipotenza. Di una cosa tutte quante però cominciamo ad essere certe, che le donne sono le più risparmiate, allora forse la natura ci sta affidando un compito di rimanere forti, di non aver paura di calpestare il futuro che verrà, di avere fantasia, inventarlo diverso, ma di non rinnegare il passato, di restare romantiche, ironiche e, come si diceva un tempo, di riprenderci la vita. Un bacio a tutte. Non siamo in guerra, ma è una sfida della biologia per ricordarci che non siamo i proprietari assoluti del mondo, come abbiamo creduto fin qui. Le parole di Pepe Mujica vanno subito al dunque, per ricordarci che quando tutto questo sarà finito, il problema non sarà tornare alla normalità, perché la normalità è stato il problema. La forza e la cura. La forza e la cura delle donne, allora, per avere una nuova prospettiva, per guardare a un futuro di rispetto. Un futuro di rispetto a cominciare dal pianeta, per tornare a uscire di casa, per tornare a fare rete. Visionarie 2020 per cambiare gli immaginari. È molto difficile fare un commento di questo periodo, raccontare di come io vivo questo momento senza dire banalità. Ci scriviamo di tutto, ci mandiamo un messaggio al minuto, ci raccontiamo il menù del pasto che abbiamo appena fatto, però in realtà dovremmo dedicare questo tempo, questo lungo tempo che abbiamo a disposizione al pensiero. Ho letto un articolo molto bello di Arundhati Roy sull'Internazionale, in cui lei fa un'analisi molto lucida di questo momento e dello stato in cui viviamo. Ed è bella anche l'immagine che dà di questa cosa. La cosa, dice, riferendosi naturalmente al virus, è uno strappo che ha provocato uno strappo molto profondo. E probabilmente questo strappo è come un cancello, come un confine, come un checkpoint. E nel momento in cui lo attraverseremo, speriamo per superarlo, dobbiamo farlo con un bagaglio molto leggero. Se ci portiamo dietro tutto quello che abbiamo vissuto fino a prima della cosa, probabilmente ce la porteremo dietro. Se invece attraversiamo il cancello con un bagaglio molto leggero, molto esile, forse la supereremo e magari anche me, bene. Io mi chiamo Paola Randi, faccio la regista e rispondo a una chiamata di Giuliana Liberti che mi ha chiesto di dare un piccolo contributo visto che l'anno scorso mi ha fatto insomma, il regalo di invitarmi a questa bellissima iniziativa tra visionarie, di dare un piccolo contributo
appunto in remoto, vista la stupefacente, direi quantomeno, situazione in cui ci troviamo tutti quanti. Io, dato che non saprei che tipo di contributo posso dare io, non posso che fare appello a qualcuno perché mi dia una mano. Allora io faccio appello senz'altro a mia madre, che era una donna veramente straordinaria. Mia madre è classe 1924, ha fatto moltissime cose nella sua vita, da cominciare insomma, a lavorare molto giovane, a 14 anni faceva la dattilografa, fino a diventare un'imprenditrice e a combattere per i diritti delle donne nell'impresa. Ora, mia madre era una donna sorprendente perché non corrispondeva a nessuno degli stereotipi che noi possiamo pensare, né di una madre cattolica come era lei, né di una donna che combatte per i diritti delle donne, né insomma lei era proprio fuori dagli schemi. Mia madre diceva una cosa importante che forse ci può fare capire delle cose in questo periodo e darci dei suggerimenti per il futuro. Mia madre diceva che la via delle donne al lavoro è una via etica. Ora, questa parola etica è una parola secondo me chiave in un periodo soprattutto come questo, e ce lo dimostrano i fatti, no? È uscito da poco un articolo che qualcun'altra di noi citava, che diceva, si chiedeva come mai, che cosa avessero in comune i paesi che hanno saputo reagire in maniera più efficace a questo delirio del virus, no? E la cosa che avevano in comune è che hanno dei capi di Stato donne. Attraverso la cura di alcuni fattori fondamentali, la sanità per esempio, no? L'investimento dentro la sanità, la cultura, no? Il cinema, lo spettacolo, la musica, attraverso investimenti di questo tipo loro non solo riescono a gestire efficacemente delle cose spaventose e straordinarie come quella che stiamo vivendo, ma anche a dare al paese una solidità economica e una ricchezza notevole. Quindi io farei un appello a tutte. Allora, non è il momento, secondo me, poi con la ripresa non sarà il momento di stare in disparte o di essere timide, bisogna farsi avanti perché il mondo ha bisogno di noi, ha bisogno delle donne. Ciao a tutte. Ho la fortuna di trascorrere la quarantena qui a Villa San Michele a Capri. Sono tempi angoscianti, ma mi sento forte. Ormai sono più di 2 anni che io gestisco Villa San Michele, cercando di renderla più dinamica e di rafforzare i legami culturali tra la Svezia e tra l'Italia. Io penso che in questo periodo è molto importante che facciamo rete, e fare parte anche della rete delle visionarie mi dà forza, così come cercare di mantenere un po' di speranza, di essere realista ma comunque un po' ottimista e di mantenere il mio buon sense of humor. Visionarie 2019 è stata per me un'occasione stimolante per parlare del mio libro Zapping di una femminista seriale, in cui indagavo la serialità televisiva attraverso la lente del femminismo, sottolineando la necessità di ribaltare il modo in cui si guarda alle differenze e alle vulnerabilità, tema che in questo momento di distanziamento sociale diventa di enorme rilevanza. La paura del contagio assume molte valenze, costringendo a ripensare quanto e come siamo autosufficienti e dipendenti. Come non dare ragione a Donna Haraway quando dice che per sopravvivere in questo pianeta infetto l'importante è creare parentele attraverso delle connessioni inventive. Un'etica della cura e della responsabilità, perché siamo tutte e tutti in relazione. Years and Years è una serie TV che sembra aver assimilato la lezione di Haraway, almeno per quel che riguarda la vulnerabilità collettiva e l'interdipendenza tra le persone e l'ambiente. Siamo nel 2019. La serie TV narra le vicende della famiglia Lyons di Manchester nei 15 anni che portano al 2034. La serie TV non mostra eventi apocalittici e catastrofi da fine del mondo per raccontare la spaventevole vulnerabilità del futuro. Bastano, se così si può dire, la reclusione, la deportazione, l'erosione delle libertà individuali, in nome di un neoliberismo populista e fuori controllo. E nel susseguirsi delle puntate e degli anni, sono soprattutto le donne, attraverso la forza delle loro tante differenze, a tessere una trama di resistenza e ribellione. Years and Years racconta molto di quel che stiamo vivendo.
La fragilità di una società impreparata alle sfide complesse del presente, la paura dell'altro, i privilegi dei pochi, la manipolazione delle parole, delle notizie, della realtà. La matassa non è facile da sbrogliare, ma ricordo di nuovo Haraway, molti di noi hanno la tentazione di credere che il problema sia la costruzione di un avvenire sicuro, mentre serve la capacità di essere nel presente, in quanto creature mortali interconnesse in una miriade di configurazioni aperte fatte di luoghi, epoche, questioni e significati. Interconnessione che vuol dire anche per me cura e responsabilità. Grazie dell'ascolto. Sono stata invitata l'anno scorso all'edizione 2019 di Visionarie da Giuliana. È stata un'esperienza bellissima. Ero in veste di produttrice. Come produttrice in questo periodo sto cercando soprattutto di comprendere il dopo, siccome le riprese, i set sono purtroppo fermi, si sta cercando di capire quali progetti portare avanti, cercare di immaginare come sarà il dopo, quali esigenze ci saranno. Probabilmente ci sarà bisogno di contenuti più profondi, indubbiamente. La gente avrà bisogno di maggiore sensibilità, di maggiore comprensione. Non si crederà più alle bugie, non ci si perderà più in sciocchezze e in cose effimere, nonostante adesso ci sia chi dice che ci sarà bisogno di spensieratezza. La spensieratezza sì, ma può essere in maniera costruttiva. Io penso che la gente non si lascerà più incantare da certe cose che prima invece ci incantavano e hanno portato in un certo senso anche al periodo in cui ci troviamo. Ci sarà maggior consapevolezza, c'è già maggior consapevolezza. Io penso che questo periodo di ferma obbligata sia comunque in un certo senso da pensare come un momento di sviluppo dei progetti, per cui leggiamo le sceneggiature, cerchiamo di capire appunto cosa sviluppare e cosa produrre quando si potrà. Ma allo stesso tempo, ad esempio personalmente, io sto portando in post-produzione, al montaggio, dei documentari già girati prima appunto del blocco totale delle riprese, e lo sto facendo con un appunto maggiore consapevolezza di quelli che sono i contenuti che importanti, che ci porteranno a pensare in maniera costruttiva, perché io penso che una delle pochissime rare cose positive di questo momento, anche terribile dal punto di vista già economico, ma soprattutto per la salute, la consapevolezza appunto di comprendere quali sono i contenuti che ci portano ad essere migliori. Noi donne siamo abituate a affrontare momenti difficili e lo stiamo facendo anche adesso. Soprattutto ci stiamo unendo. Personalmente sto collaborando con donne meravigliose, montatrici, registe, sceneggiatrici, e sto vedendo che c'è un fermento, un desiderio di uscire da tutto ciò cambiate e migliori. E questo mi rende ottimista per il dopo. Ci ritroveremo a Visionarie 2021, 22, 23, 24, 25 e saremo donne migliori. Ciao a tutte. Vi ringrazio per queste testimonianze, donne, amiche, artiste scapigliate e virtualmente connessa. Vi abbraccio tutte.